Ciao a tutti, io sono Federico e bentornati sul mio canale per questo nuovo episodio su Monster Hunter Rise. Allora, cosa c'è che mi stai chiamando tu? La mercante di ombrelli, ma te li posso comprare alla fine? È vero che sei una cacciatrice ora? Wow, che bello! Il mio negozio è proprio di fronte al cancello principale, quindi vedo chi entra e chi esce da Kamura. Non preoccuparti, ci sarò io a tenere d'occhio Kamura mentre sei a caccia. E immagino quanto sia protetta nelle tue mani. Ok, il microfono dovrebbe essere messo bene. Cosa abbiamo fatto nell'ultimo episodio? Abbiamo combattuto contro dei mostri, ovviamente. Che mostri dovrebbe essere il culo, giusto? Quindi forse posso fare l'armatura. Ah, era il Tetranodon, è vero. Allora, cosa mi dava? Normale più rapido. Eroismo, no, non me ne faccio niente. Maestro del corno, no, ruba resistenza, no. Per adesso va bene questo, a meno che non posso, non voglio sostituire, cos'ho, questo, bonus attacco. Facciamo un rinfodero veloce delle armi. Vediamo se posso fare a proposito anche armi. No, eh. Proprio che sono segnate. Scheletro. Cioè il culo non mi fa armi praticamente. Ok. Va bene. Dobbiamo completare le missioni. Finalmente è arrivata una missione urgente per fermare la furia. Viene reclutata come difesa, non vedo l'ora. Non ti ingelosire se sarò più brava di te, ok? Te la senti di cominciare? Va bene. Ok, ottieni 7 aiutanti, caccia 2 mostri. Durante le missioni furia dovrai difendere Kamura da orde di mostri. Dovrai respingere i mostri utilizzando principalmente gli strumenti da caccia e difendere la fortezza. Resisti fino all'ultima orda o niente alla grande minaccia per completare l'obiettivo principale. Ok, mettiamo gli obiettivi secondari che non abbiamo più. Grandi caccia, cavalcatura, perché no? E poi mettiamo piante, raccolta, che lo facciamo in fretta. Missione urgente. La furia sta arrivando. Vediamo cosa come funziona. Accettare questa missione. Allora, dobbiamo andare a mangiare. Mangia pasto. Ok, abbiamo 4496. Vediamo se c'è qualcosa di nuovo o no. Quindi ordine preferito. Facciamo questo. Forse ho sbagliato però. No, quello di raccolta, cazzo. Vabbè. Partiamo. Ehi, giovane! Presto la furia raggiungerà la fortezza. I nostri difensori faranno il possibile per respingerla, ma se dei mostri riuscissero a passare, dovrai pensarci tu. Chiaro? Mettiamoci al lavoro. Fugen l'anziano. Va bene, Fugen. Ovviamente, video. The rampage is here. Ok. But there's nothing to fear. We have our trusty fortress, and wow. Its defense is top tier. Lo spero. Mi chiedevo quando saresti apparsa. Finalmente è l'ora di affrontare la furia. Fugen mi ha detto che il compito tuo è respingere i mostri che riescono ad entrare nella fortezza. Siccome è la tua prima furia, scommetto che hai molti dubbi, quindi ti spiego come stanno le cose. Oggi sono un po' raffreddato. Questa zona ha la stessa funzione degli accampamenti principali nei terreni di caccia. Se ricevi una bella batosta, tornerai qui, ma solo se la fortezza è integra, potrai continuare a riprovarci. Qui puoi scambiare l'equipaggiamento e le armi oppure sistemare i tuoi oggetti. Se non vuoi più usare il set attuale, puoi modificare il tuo equipaggiamento all'interno. La fortezza è oltre quell'uscita laggiù. Ah, nel caso delle furie più grandi, dovrai difendere la fortezza con più impegno, quindi ci saranno più uscite disponibili. Ok, un casino. Bene, io vado alla fortezza, raggiungimi quando è finito. Durante le missioni furia dovrei difendere Kamura da ordini di mostri, ce l'hanno appena detto. Dovrei respingere i mostri utilizzando principalmente gli strumenti di caccia e difendere la fortezza. La stessa cosa che ci hanno detto prima.
Davvero? Ok. Ordine arrivo. Tutto a posto? Ti do il benvenuto alla fortezza costruita dagli abitanti del villaggio per difendersi dalla furia. I gruppi di mostri che attaccano durante la furia sono chiamati orde e verranno da quella parte. Le orde proveranno a distruggere la fortezza sfondando i cancelli fondamentali per tenere i mostri fuori da Kamura. Ok. E tu sei qui per tenere i mostri lontani dai cancelli e fuori da Kamura. Ok. Combattiamo contro le orde usando gli strumenti da caccia, dispositivi creati appositamente in vista di questo evento. A quanto pare abbiamo molto tempo per prepararci. Vieni, ti spiego come usarli. Allora, i gruppi di mostri attaccano nella furia. I gruppi di mostri in attacco nella furia vengono chiamati orde. Sono formati da mostri più piccoli e una grande minaccia. L'orda finirà allo scadere del tempo o quando tutti i mostri sono stati respinti. Possono esserci fino a 3 orde. Il numero esatto sarà indicato in una notifica nel menu di gioco e nei dettagli. Ok. Il cancello si trova all'estremità di ciascuna area per impedire il passaggio. Perde resistenza se preso d'assalto finché non viene abbattuto. Se il cancello dell'ultima area è distrutto, la missione sarà fallita. Lo stato della fortezza e dei cancelli è indicato dalle icone sulla minimappa. Va bene. Posso andare adesso o devi spiegarmi altra roba? Sono qua, guarda, dimmi. Ok, per prima cosa prepariamo una balista. Uno dei tanti strumenti da caccia. Seleziona una balista da usare su questa piattaforma per strumenti e difensori del villaggio in basso la prepareranno. E i difensori in basso la prepareranno. Provaci su. Gli strumenti da caccia possono essere posizionati sulle piattaforme per strumenti. Avvicinati e premi A per selezionare. Se uno strumento viene distrutto dai mostri, la piattaforma non sarà utilizzabile per un po' di tempo. Ok. Durante la furia puoi piazzare strumenti sulle piattaforme prima che arrivi l'orda. Per posizionare uno strumento seleziona una tessera strumento e premi A vicino a una piattaforma. Ok, la tessera con questi, tipo di tessera con gli altri, piazzalo con A. Ok, c'è un limite al numero di strumenti da caccia che puoi posizionare in un'area. Per sistemarne altri dovrai sostituire gli strumenti più vecchi non utilizzati attualmente dal cacciatore. Tieni premuto A vicino allo strumento per rimuoverlo. Cavalcabile automatico. Allora, la balista. Quindi, adesso? Arrivo. Più tardi ti spiegherò come usare la balista. Che ne dici di piazzare un altro strumento da caccia? Ok, scegli la categoria. Non me lo fa fare. Ah, lo devo fare in questo. Ok. Balista difensiva automatica. La gente di Kamura attacca i mostri con balise difensive. Ah, è automatica perché c'è il tizio dentro, ok. Quindi lasciamo gli altri abitanti e pensiamo, ok. Una bomba di bambù? Va bene. Figata. E quindi le bombe di bambù? Posizionale davanti a un'orda per ostacolarla. Gli strumenti da caccia sono macchinari creati da Kamura per difendersi dalla furia. Manuali, occorre salirci sopra per sparare. Automatici, si attivano in automatico in certi casi, quindi la bomba è automatica, si attiva da sola. Risorse limitate. Se ne possono utilizzare solo il numero ridotto, ovviamente, essendo limitate. Gli strumenti da caccia resistenti, chiamati ammazza draghi e colpi wyvern frantumanti, sono posizionati in ogni area. Questi strumenti vengono sbloccati in base al livello della fortezza. Puoi consultare i dettagli su ciascuno strumento in info cacciatore dal menu di gioco. Ok. Ordine arrivo. Abbiamo affrontato tutti gli strumenti di caccia di base. Ora ti spiegherò nel dettaglio come usare le baliste. Dai, ma... se è come Monster Hunter World... cioè, nel senso, faccio così e la uso, dai. Let's do this. Give it a spin. Ah, ricarica in automatico, ok. Show me your moves. Ah, proiettili esplosivi, figata. Proiettili esplosivi sono in grado di stordire i mostri. You can do it. Tuttavia devi mirare alla testa. Ok. Give it a try. Premi Y per sparare un proiettile in ritiro. Se il colpo va a segno potresti respingere il mostro.
Usa i proiettili di ritiro esplosivi al momento giusto. Come faccio a sapere qual è il momento giusto? Una guardia. Ah, ok, blocca velocemente, perfetto. In questo modo ridurrai i danni ed eviterai di cadere. Bene. Possiamo incominciare? Adesso smonta per... L'ho già fatto. Quella è la furia in arrivo. Prepara altri strumenti da caccia su altre piattaforme. Così. Nel caso dovessero passare, ne mettiamo uno anche qua. Siamo pronti? Quello è un inseguitore. Punta nei cacciatori, quindi fai attenzione. Ah, l'abbiamo battuto, ok. Si ricarica in automatico la bomba. Cos'è quella barra? Quello è un lanciatore. La fortezza... No, il livello fortezza è aumentato, ok. Ho sbloccato il cannone. Vabbè, lo usiamo dopo, dai. C'è gente dietro? No. Chi è che sta facendo questo rumore brutto? Oddio. Kunai esplosivo. Ok. Ah, è morto. Alla faccia. I cancelli sono ancora intatti. Aumentando il livello della fortezza sbloccherai nuovi strumenti di caccia per migliorare la difesa. Se ti difendi dalla furia nei seguenti modi otterrai punti esperienza che accrescono il livello della fortezza. Sconfiggendo mostri completando incarichi secondari infliggendo status o malus ai mostri. Ok. Il livello della fortezza è aumentato. L'abbiamo già visto prima. Perfetto. Morto. Aio. Ha distrutto tutto quello. Colpa tua. Ok, abbiamo un cancello in meno adesso, no? Dobbiamo fare attenzione. Vai un po' più indietro, per favore. Ok. Siamo a livello 3, respingi i mostri, eccolo là il livello. Le orde saranno sempre guidate da un mostro chiamato Grande Minaccia. Le grandi minacce sono più grandi e forti dei mostri normali, ma se le elimini otterrai come ricompensa molti punti esperienza per la fortezza. Per farlo, annienta la Grande Minaccia a capo dell'orda finale. L'orda finale, dov'è il numero di orde? Ah! È un Arzuros. Se viene all'accento un segnale di contrattacco, l'umore dei cacciatori migliorerà e la potenza d'attacco aumenterà notevolmente. I segnali di contrattacco si attivano durante la furia o il suono di un gong di contrattacco. Gli effetti del segnale di contrattacco dipendono dal livello della fortezza. Ok.
Ah, minchia, sei più forte. Aio. Ah, probabilmente è riuscito. E niente, è morto, ok. Livello 4. Prima order respinta. Quando un order se ne va, puoi riposare prima della prossima, ok. Mostri avvistati. Ordine arrivo. Bene, da questa parte ti spiegherò tutto. Dove sei, dove sei, dove sei, dove sei, dove sei, dove sei. Non ti vedo. Forse di qua? Che mi ha detto che posso riposare? Assolutamente no. Aspetta, ti sto cercando. Ah, è lì in fondo, ok. Potevano mettere un indicatorino. Ehi, campionessa, ti ricordi come il livello fortezza aumentava prima? Man mano che il livello della fortezza sale, potrai usare strumenti più forti come la mazza draghi. Per aumentare il livello della fortezza, puoi respingere i mostri o stordirli e usare altri effetti di stato. Scatenati. Premi avvicina questa leva per preparare la mazza draghi, premi di nuovo per attivarla. Ok. Una volta attivata, spara un enorme lancia, attacca al momento giusto e i mostri che vi si trovano davanti subiscono più danni. La mazza draghi è un'arma fenomenale, ma ci vuole tempo prima di poterla utilizzare. Se non vuoi aspettare, puoi usare un forno di potenza per velocizzare il processo. Puoi usarla anche per accelerare i tempi di riparazione degli strumenti distrutti. Devi avere un arsenale riparato prima dell'ora. C'era bisogno di urlare così tanto? Parla col maestro Utsushi. Ovviamente a trovarlo adesso. Eccolo qua. A volte durante la furia vedrai apparire nella mischia un prode abitante di Kamura, cioè si suicida. Stavolta è comparso Fuga l'anziano. Chiamalo da questa piattaforma strumenti. Oh, tieni premuto il pulsante A sugli strumenti di caccia per smontarli. Ok, i guerrieri di Kamura sono uno strumento di caccia potente che chiama i tuoi alleati di caccia a aiutarti alla fortezza. I loro effetti cambiano in base agli abitanti. Alcuni attaccano i mostri direttamente, mentre altri migliorano le abilità degli strumenti. I guerrieri di Kamura possono essere invocati soltanto una volta per missione. Quindi il tempismo è fondamentale. Le tessere strumenti usate per chiamare i guerrieri saranno aggiunte all'inizio durante l'assalto di un'orda. Ok. Quindi smontiamo. Sì. Limitato, funghi all'anziano. Ok. Adesso io smonto questa. No. Torna alla mia. Vai a difendere la fortezza, sì. Volevo il cannone. Dai, ti sposti. Ok, ci sono. Seconda orda, eccoci qua. Ho meno colpi, però sono più forti. Teoricamente. Fuga una cazzo duro lì.
sono morti. Durante le missioni Furia la Gilda ha incarichi secondari. Aumentando il grado di ricompensa. Ah, aumentano il livello del grado di ricompensa. Fanculo. Quando avrei preso confidenza, prova. Ouch. Cazzo, sta andando all'altro cancello. Muori. Attaccatelo. Ah, è calcabile questo. No, ma non mi interessa. Sei l'ultimo. Ok, l'ho stordito. Dove sta andando questo stronzo? Allora, eliminiamo lui perché è molto più pericoloso di tutti. Vai, 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 vai. Il mio cannone è pronto di nuovo. No! Allora, carichiamo. Non l'ho ben capito come funziona quello. Anche l'esca è buona, eh? Ah, ok, devo mirare proprio. Ouch. Sono più grandi rispetto al normale. Merda. Vuoi eliminare lui? È super pericoloso. Lo stordiamo. Non è tempo adesso. Cavalca. Non vedo. Ah, va dove vuole lui. Fa piacere. Ok. L'abbiamo battuto. Ma posso carvarlo anche? Sembra. Sì. Ok.
Gran Vroggy. Ma è nuovo? Allora, pieno di residui. Facciamo un giro per prenderli. Ok, niente. Non serve. È difficilotta questa cosa delle orde. Bisogna pensarla bene. Da soli è un casino. In gruppo deve essere divertentissimo, ma da soli da gestire è un casino. Perché c'è un coso in testa al mio gatto? Ok. Abbiamo fatto. Looks like things have calmed down a bit. Così sembra. Elder Fugan wants us to go back to camp. Ma dovrò farla ogni tanto questa roba? È il Magnamalo. Eh sì. Wow. Non mi sento ancora pronto per combatterlo. Ci ha minacciato. Questo è quello che posso fare con un morso? Già. We don't have any orders. Let's retreat. Che figata. E lui non può passare qua dentro, scusami. Si è distratto, ok. L'Arzuro sta ancora viva, cerca di scappare. That monster is known as... Lo conosciamo dalla demo. Cosa con la spada grandissima? Eh beh. 50 years ago. Kamura Village was attacked by the Rampage and Magnamalo. Okay. And we suffered some devastating casualties. So that could happen again? Spero di no. That's terrible. How can we fight against that? Don't worry, Yamogi. This time around, we have a skilled hunter by our side. I want you to slay Magnamalo for us. We need you to protect Kamura Village. I want to help fight. I'm coming with you. Me too. I don't know how much help I can be, though. That's the spirit. However, this is something that needs to be handled by a hunter. But... Kamura is more... and steel and hunters. The two of you should focus on the things you do best. Lui non l'ho mai visto, però. We do best? You two have to be strong every day. That way, the answer will come to you before long. Right. Let's head back to the village. Certo. Guarda completamente fuori a B. Ok, mi ha dato dei buoni difensori.
po' di soldi. Compagni sono saliti di livello. Ok, c'è un filmato nuovo. Ora. Vediamo se abbiamo sbloccato qualcosa con quell'armatura. Ok, ottimo lavoro, Lia. Grazie a te e alle tue abilità, Kamura ne è uscita praticamente indenne. Ma la situazione si sta facendo spinosa. Ora che dobbiamo vedercela con il Magna Malo. Come dicevo, alla fortezza, ho già avuto a che fare con quella brutta canaglia, 50 anni fa. Il vecchio Amon per poco ci lasciava la pelle per fermarlo. Non pensavo che avrei rivisto quel suo brutto muso. Ricorda, Lia, la salvezza di Kamura è nelle tue mani. Sconfiggi quella carogna una volta per tutte. Ancora non riusciamo a spiegare questa dannata furia, ma se dovessimo scoprire qualcosa ti formeremo all'istante. Ho qualcosa di importante da dirti. Amon, c'è qualcosa di cui dovrei parlarti. Ho ideato una nuova tecnica speciale per migliorare le armi, così avremo ancora più possibilità di sconfiggere la furia. La chiamo Super Furia. Che fantasia. Sfrutta i materiali della furia per potenziare l'arma molto più del modo di classici. Una volta raccolte le parti necessarie, portala qui e ti farò vedere. Come faccio a sapere che parti necessarie sono potenziarmi? Abilità furia. Possono essere... I materiali reperibili esclusivamente dalle ricompense furia possono essere utilizzati per segnare abilità furia da ogni tipo di arma. Seleziona l'arma che desideri potenziare con un'abilità furia tramite opzione attiva abilità furia presso la forgia. Quando imposti un'abilità furia viene equipaggiata nello slot furia dell'arma. Non può essere eliminata a piacimento, ma la maggior parte può essere sovrascritta con un'altra abilità furia o rimossa tramite l'annullamento. Se vuoi provare una nuova abilità furia, cerca semplicemente di impostarla. Se sovrascrivi un'abilità furia, puoi ripristinare l'ultima abilità furia equipaggiata sull'arma. Seleziona l'abilità furia indicata da una freccia gialla nell'opzione abilità furia della forgia per equipaggiare l'abilità furia impostata in precedenza. Wow. Tipo io questo. Bonus attacco, bonus ghiaccio. Ah, figo. Ai mostri piccoli. Buon difensore. Proviamolo. Aumentiamo un po' l'attacco. Allora, armature. Forgia. Non posso farla ancora, ok. Vediamo. Spero ti piaccia. Che cosa hai da me, per me? Posso darti qualcosa? Mi sono esercitata tantissimo per dire bene il nome. Veste delle buone nuove? Mettila al tuo gufuffo, ti porterà fortuna. Sappi che mi sono concentrata tanto per augurarti il meglio che c'è lì. Proprio che ti porterà una montagna di fortuna. Proviamo. Vieni qua, Spencer. Allora, menu mascotte. No. Devo ricordarmi che è diverso. Lo sto giocando sull'Xbox. Cambia il vestiti. Veste delle buone nuove. Bellina. Colore. Ok. E da mangiare. Ma ha delle passive che mi porta davvero fortuna. Vabbè, vai. Organizza oggetti. Allora, set. Ci ripristiniamo il set. Poi, prima di fare tutto, andiamo a vedere cosa hanno fatto i cacciaperde, che dovrebbero aver finito. Cambiare. Vediamo. Sì. Ok. Ghiglianda, erba antidoto. Grande Zucci, scarto e Zucci. Ok, per fare le armi, normale. Dei... pelle calde, Kirby, dei cacciaprede. Dei gatti e degli animali. E orcenari. Destinazione. Allora,
devi fare questo. Ghiganda va, usala. Compagni feline. Allora, Sara, Lola, Willy e Arnold. Quindi non salgono di livello facendo queste missioni. Ora parliamo con lei. Scatta. Ok, queste le prendiamo. Arce speciale, amici per sempre. Rotola con la squadra di Kamura al completo in una posa adorabile. Dai, ce le abbiamo. Ok. Trattative compagno. Conferma. Richieste, no, prendi. Cos'è questo? Grillo fiore. Il suo canto apre anche il cuore più duro. Prendi tutto. Sì, ora. Dobbiamo andare a comprare degli intrappolatori sicuramente, ma non abbiamo soldi. Quindi vediamo se li possiamo fare. Cioè, vediamo se possiamo fare qualche trappola. Tutte le creazioni. Ok, ne ho un intrappolatore, infatti. Ora, quanti soldi ho? Abbiamo detto 6.400. Mi conviene comprare quanto sono i saldi. Altro. Eccolo qua, il pesciolino dorato. Viene pagato bene. Beh, l'equipaggiamento, cioè le cose carovate, direi proprio di no. Va bene. Magnamalo, eh? Ehi, Lia, avrei un grande affare con il Magnamalo e la Furia insieme. Ma se restiamo uniti possiamo affrontare qualsiasi minaccia, non dobbiamo perdere le speranze. Al momento non sappiamo dove si trova il Magnamalo. Procediamo con cautela. Hai ancora delle missioni di rango 3 da completare. Che ne dici di occuparti nel frattempo? Certo che sì. Allora, la furia cambia ogni volta che parti in missione, comprese le missioni standard. Le ricompense ottenute dalla furia si basano sulla difficoltà indicata nella bacheca delle missioni e dei mostri incontrati. Seleziona le missioni in base al tuo livello di abilità e ai materiali desiderati. Ok, modalità multigiocatore. Le missioni accettabili al banco delle missioni possono variare da giocatore a giocatore. Tuttavia è possibile per i giocatori prendere parte alla missione furia accettata da un altro se i requisiti vengono rispettati. Ok. Va bene. Ora. Gioco sporco. Caccia un Barrot. Per il Barrot le doppie lame non sono un bene, quindi direi di fare il martellazzo pazzo. Equipaggiamento. Cambio equipaggiamento. Ci prendiamo il martellazzo. Vediamo se possiamo potenziarlo o creare un martello nuovo. Forgia. Armi. Martello. Mi serve la macialite. Oppure sacca fiammeggiante per farlo di fuoco, che non sarebbe male. Ah, esplosivo. No, però c'è scritto danni fuoco, quindi sarà fuoco. Granizzucci non ne ho. E niente, non possiamo fare praticamente nulla ancora. Mangiamo e andiamo in missione. Direi che in questa missione, se siamo nel deserto, paga il denaro, ordina. Allora, rapido. Sì. Perché no? Stavo dicendo, dato se siamo nel deserto, in questa missione raccogliamo anche un po' di minerali. Hey. Allora.
Consegna tre lanterne fatue. Fai una foto a una lucertola pietra. Minerale ferroso, minerale macialite. Quindi il macialite mi serve anche per la missione secondaria. Ok, partiamo. Guardami, sono pieno di fango dalla testa ai piedi. Tutta colpa di uno stupido Barrot che mi ha attaccato. Adesso i funghi che avevo raccolto sono rovinati. Gliene dai 4 per me? Di funghi? Fungaiolo esperto. Desolate wasteland. Perfect for light-hearted hunts. But do not let your guard down. Don't pull any stunts. Ok. Si divertono questi finché non vengono ammazzati dal Barrot. For the mud hides secrets, and none of them are good. Where once was sand and water, a monster is now. Guerriero desolato, Barrot. No, lo mangia. Ah no, scappa, ok, fa in tempo. Ho avuto paura per lui per un attimo. Allora, esploriamo. Devo prendere le cose nella cassa però. Sarebbe gradito. Cassa scorte, 1, 2, null bacca, non ci sono, ne abbiamo già abbastanza. Ok, ad esempio qua sopra c'è qualcosa. Vediamo fin dove ci possiamo spingere anche. Ok. Allora, qua decisamente si può andare. Vabbè, non abbiamo una mappa completa, giusto? Quindi non posso sapere dove sono le i minerali. Giusto? Raccolta. Va bene. Stavo dicendo, esploriamo. Ok, qua sopra non posso andare, almeno non sembra. Tre pinzetti ci serviranno. Bacche. Rosa del deserto. Ok, eccoci qua. Macialite. Ok, perfetto. Dovremmo farne a bizzeffe di questa roba. Qua c'è qualcosa di interessante, secondo voi? Allora, quel rumore è bruttissimo. Attacco più uno. No, Ok. Bacca rossa dolce. Frutto tropicale. Cresciuto in climi torridi. Chissà cosa servono. Che qua c'è un fiume, ma non penso di poterci andare. Questa è una fettor bestia. La prendiamo perché potrebbe servirci. C'è anche un culo. Faremo anche il culo, eventualmente. Quello cos'è? È un tronco o è una carcassa? No, è una carcassa, decisamente. Vespa, i funghi, andiamo di qua, sempre tenendo gli occhi aperti, anche perché dovrebbero esserci delle dei collezionabili, quindi facciamo attenzione anche per quelli.
Non sto usando il cane per camminare perché mi muovo in modo troppo veloce e mi perdo sicuramente qualcosa. Qua c'è caldissimo. Dovrò usare una bevanda fresca qua, vero? Cactus ninnolo. Ok, questi sono mostri. Credo di sì. Basta fare così. Sì. Vediamo di cosa si tratta subito. Delex. Pinna affilata. Ok, la più forte del Delex delle piante sabbiose. Andiamo di qua. Cosa c'è? Il piano sotterraneo. Il livello inferiore. Andremo anche lì, eh. Ok. L'ho distrutto? No. Abbiamo fatto anche mostri piccoli uccisione, ok. Lì ci sono dei funghi. Ok, qua possiamo anche sperimentare un pochino. È tutta zona un po' deserta. Altri di quei pesci. Mangiamo. Ok, prendiamo il cactus. Cos'era quel rumore stranissimo? Qua ci sono delle ossa, prendiamole perché ci sarà anche roba nuova. No, non c'è stata roba nuova, però presumo che ce ne sarà. Qua si può scendere, c'è un casino da esplorare. Tipo, qua posso salire anche qua su. Se ovviamente non mi finisce l'insetto proprio mentre lo sto facendo. E dentro questa grotta cosa troviamo? Semma demoniaco. Ed altre rose del deserto. Potrei continuare a salire. Di qua. Ok. Let's have a closer look. Sono state sviluppate molto meglio le mappe. Nel senso, hanno sfruttato molto questa cosa dell'insetto. Che ti può far andare ovunque. L'hanno sfruttata bene. Che altri tre pinsetti. C'è anche il piano di sotto, vero che non abbiamo esplorato. Io sto cercando anche dei minerali, ma non trovo niente. Erba bruciata per fare il deodorante, ok? Asura andiamo. Andiamo al centro, così completiamo la mappa. E poi possiamo andare a dare fastidio. Fango fertile. Possiamo andare a dare fastidio al culo. No, devo passare di qua. Cambiate la musica. Vieni qua, no? Non c'è niente di interessante. Ok.
Direi a questo punto sto controllando la registrazione perché sembra che stiano un pochino a scatti, ma non dovrebbe teoricamente. No, adesso si è sistemata, forse era un attimo di titubanza. Che sono queste schifezze? Insetto a baglio. Ah no. Arachnoid. Che schifo. Della seta ci hanno dato. È molto più resistente di quanto non sembri. Va bene, sarà. Sorry, but duty calls. Perché da qua si risale. Vediamo qua sopra invece. In quest'albero posso salire? No! Ma non ce la faccio. Qua? Fu un granchio. Minchia, va. Ok. Dove mi porta? Su? Non male. Non era quello che volevo fare, però va bene. Barro, residuo, altro fango. Bene. Andiamo a dare fastidio al culo. E giù. Credo di sì. E infatti, ciao. Allora, facciamoli capire subito che comanda. No, con quella pietra. L'ho mancata alla grande. Bello! Ti ho fatto lasciare anche la pietra. Vai! Perfetto, lo distruggiamo. Uno, due, tre. Vuoi ricordarmi forse che non ho trappole coperte? Sì, ce l'ho una, sia la trappola coperta che la trappola scossa, quindi posso catturarli entrambi. Vieni, vieni! Ah! Se stai fermo, ti attacco. Ok. Cavalca. Andiamo. Faccio conoscere il muro. Ok. Facciamo uno spinning. Gli ho rotto la faccia. Letteralmente. This is gonna hurt.
Chissà se si possono combinare le... se faccio più danno. Cioè, in realtà posso provare. Basta che lo faccio una volta con e una volta senza. Dai che mi si sta... Aio. Cattivissimo. Hai venduto la tua unica arma. Si è rotta. Scava, 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 scava. Aspetta. Schiva, 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 schiva. Ok. No! Missata completamente. È stanco. È il mio momento di brillare. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei e poi sette. Ovviamente le combo aumentano. La preda esausta, catturiamola. Lasciamolo spostare che sennò... Ah no. Le trappole non le posso mettere. No! Che culo. Perfetto. Ah, è il più grande che abbiamo mai catturato. Si è arrivato giusto in tempo. Ciao. Come stai? È vero che lui lancia il fango. Odioso. Qua, vieni qua, vieni qua, vieni qua, vieni qua, vieni qua. Ho combattuto abbastanza in World. Il tuo pattern è sempre uguale. No. Peccato. Il fango, il fango. Ok. Le sue gambe sono super resistenti perché c'ha lo strato di fango indurito. Spia feline in azione e mimetizzazione. Non lo prendo, vero? No, troppo lontano. Volevo metterlo KO, ma sa che sarà, ci sarà difficile. È bello duretto il Barrot, almeno con queste armi. Non so cosa tu gli abbia fatto, ma bravissimo. Ah, l'ha addormentato. È il nostro momento. Per provare a fargli un po' di danni alla faccia. Bravo. Sta scappando o no? È solamente incazzato nero. Ah, invece sta scappando. Va bene. Facciamo così allora. Azura, fammi cavalcare. E poi affiliamo anche nel mentre. Dovrei abbassare un po' la telecamera o alzarmi un po' io. Attacco aumentato? Difesa aumentata. Dove è andato? Ah, è lì. E chi l'aveva visto? Aspettavi, eh? Un attacco dall'alto. Non riesci a muoverti, la paralisi.
Maledette vespe. Spulsando il fango, è il nostro momento di agire. Non ha più il fango nella gamba, però. Terry scappa nuovamente. Andiamo a Sura. Ah. Ah, perché avevo l'arma in mano, quindi non posso cavalcarlo con l'arma in mano. Buona sapersi. Riaffidiamo, anche se abbiamo usato una cosa minuscola. Mi conviene passare di qua? Decisamente no. Col cane non posso. E questi cosi nel muro cosa sono? Non voglio neanche saperlo. Vabbè, ci arriviamo lo stesso, però abbiamo allungato parecchio. Certo, pietra, cazzo, gli avrei dovuto fare la foto. Non ci ho pensato. Resti. Ok. Cioè, in realtà allungare a me non dispiace, perché comunque, come vedete, le risorse ci servono e dobbiamo prenderle. C'era bisogno. Ok, è il momento di separarci. Faccio prima da solo, da qua in poi. L'ho caricato troppo presto. Si è tutto rinforzato. Peccato. Ancora devi scappare, basta. Ma che cosa, andiamo. Asura? Ce l'ha fatta. Quando ormai è già scappato. Prendiamo il miele che può sempre servire. Sono abituato a cavalcare i mostri così. Cosa stai facendo? Stai mangiando. Non permetterti. Dobbiamo rompergli la corona. Non sarà facile con quest'arma, non credo di riuscirci. Aia, questa mazza non può meritata, eh. Se gli stiamo così vicino, non dovremmo avere problemi col fango. Sta distruggendo tutto. Prendilo! Ah! Ho preso la parte più dura. Peccato. Volevo fare un salto con l'arma, ma non si può fare. Questa l'ho vista, però non potevo farci niente, stavo attaccando. Aha, disrespect. Qua mi ci sono lanciato proprio addosso.
che durissimo. Mi serve almeno una filatura blu. Una filatura verde, quello blu. Magari blu. È ancora troppo presto per la filatura blu. Bello questo. Asura? Ce l'hai fatta. Dove sta andando? Ah, sta scendendo giù. Fungo paralizzante, quelli ci servono. No. Decisamente sarei dovuto rimanere in groppa. Sta continuando ad andare. Ah, ti stai facendo il bagnetto? Non potevo farci niente qua. Mi ha distrutto. Sì. Ok. Wow. Non devo farmi mettere KO da un Barrot. Ok. Questo l'ha sentito. Non ho fatto in tempo. Quindi quando sono intrappolato nel fango, lui fa sempre quell'attacco. Si sente confidente di potermi colpire. No? Provo a morsicarmi. Ok, la coda. Che culo che non mi ha colpito. Fare niente qua. Da bravo. Ok, l'abbiamo atterrato. No, si sta strusciando nel fango. No. A mo' non gli faccio più niente. Devo superare un'altra armatura adesso. Forte però, se la sa cavare. Mi aspettavo una merdina. Vabbè che ero abituato ormai a distruggerli Barrot con le armi che avevo mostrato nel world. Però non è questo il caso. Beh, grazie. Non ho più carne. Vabbè, qua mi ci sono lanciato proprio addosso, eh. Sono un idiota. Mi sta stordendo. Sempre. Wow. Ma sei stanco. Non so cosa sia successo, ma ok. Ha perso 100. Asura? Sono più veloce di te? Come funziona questa cosa? Ok.
La preda esausta, catturiamola. Allora, trappola. Aspetta, bravissimo. Mi hai fatto penare più del normale. Bravo. Non l'avrei mai detto. Devo cominciare a usare anche di più le bestie che prendo. È vero che questo mi faceva volare. Perfetto, un bel bottino. Quindi camorra tenuti, ok. Non ho capito perché Azura sia di un livello su di Mei, però ok. Ci può stare, credo. Va bene ragazzi, io direi di chiudere qua questo episodio. Noi ci vediamo al prossimo, sempre qua, sul mio canale. Ciao a tutti! Se il video vi è piaciuto, iscrivetevi e lasciate un mi piace. Noi ci vediamo sempre qui, sul mio canale, con il prossimo video.